Pronti, pronti. Cosa faremo allora stamattina? Allora, adesso visitiamo il primo spot, la prima area, non so dove ci porta Angelo, onestamente. Vedremo lui cosa deciderà di fare, dopodiché passeremo alla seconda del pomeriggio. Ciao, salite, salite. Ok, andiamo. Venite. La scavatrice qui presente, credo, beh, io sono pratico di queste zone e per la camminata e perché amo la natura, nello stesso tempo sono un appassionato raccoglitore di funghi. Questa scavatrice si troverà qui circa da 10 anni, no, da 5-6 anni, perché c'era un'attività in corso qui del taglio di un bosco che era di proprietà privata. E stavano facendo una strada che credo non era consentita, e quindi c'è stato il sequestro dal mezzo da parte della polizia municipale del luogo, e qui ferma credo ci sarà da 4-5 anni. I riferimenti temporali dovrebbero essere questi qui. È stata sempre qui intatta, e nell'inverno di questo anno, credo verso, io sono tornato qui a gennaio, c'era tra febbraio e marzo, sono tornato ed era è rimasto solamente lo scheletro, la cabina superiore con tutti i bracci, il motore è stato smontato e portato tutto quanto via. E lì è rimasta anche una tanica di benzina. Una tanica di benzina, sì. La vegetazione ovviamente l'ha coperto, quasi parte, coperta. Diciamo, anche dello scheletro dell'escavatore. La macchina che ci troviamo di fronte si trova all'interno di una proprietà privata. Vengo qui oltre che non quasi ogni giorno, ma almeno una volta a mese, da quando sono piccolo vengo qui, e mi ricordo che già all'età di 10 anni, adesso ne ho 35, ne farò 36, quindi saranno circa 25 anni che questa macchina si trova qui. Ci siamo fermati soltanto per ammirare questo scorcio molto bello del paese, che è incorniciato tra queste due selle, e stiamo rientrando verso il centro abitato, alla volta di un altro spot, un'altra località dove sappiamo troveremo altri rifiuti. È interessante questo scorcio non solo per la bellezza, ma anche per il fatto che ci dà la dimensione della vicinanza del centro abitato alle sue montagne. Quindi questo un po' ci riporta al discorso che facevamo prima, ovvero che sicuramente uno degli elementi che determinano questo fenomeno, quindi i rifiuti in montagna, è sicuramente la vicinanza e l'accesso. Quindi la popolazione, o chi anche viene da fuori, quindi chi non risiede a Cori, può facilmente accedere a queste località e poter poi sistemare, depositare i suoi rifiuti. Insomma, questa è una cosa molto, molto importante, quindi fruibilità e accessibilità sono i due elementi principali. Adesso Simone si prepara per scendere in questo canalone e cercare di recuperare qualcosa. Lì per esempio c'è una batteria. Attenzione. Dunque, nel fosso, oltre alla batteria, c'erano un sacco di altri rifiuti solidi, per lo più plastica, e anche in questo caso diversi refrattari provenienti da cantieri edili, sui rami, quindi questo segno che ci sono da molto tempo, proprio fagocitati dalla vegetazione. C'era un sacco di teloni di plastica, addirittura residui di mobili. Angelo aveva individuato delle vecchie porte. Insomma, sembra proprio essere il punto dove abitualmente viene scaricato questo materiale. Adesso ovviamente la batteria sarà portata presso l'isola ecologica, che è stata recentemente resa operativa. Siamo scesi di quota notevolmente rispetto a dove eravamo questa mattina, però la cosa interessante è che troviamo lo stesso quantitativo di rifiuti solidi, anche ingombranti, accatastati
in una delle arterie principali del canalone nel quale siamo scesi questa mattina. Arriva fino al ponte romano. La cosa da sottolineare è che questi sono rifiuti che inevitabilmente con l'arrivo delle piogge scenderanno sempre più a valle fino ad arrivare alla luce del ponte, che è uno dei principali canali di sfogo dell'acqua, soprattutto nel periodo di alte precipitazioni. Quindi determineranno un rischio, un problema non indifferente. Più avanti abbiamo anche altro materiale. Esatto, perché tutto il costone di questo canale, che tra l'altro riguarda un'arteria stradale poco battuta in realtà, perché questa strada non porta da nessuna parte se non in un punto intermedio del fosso, non ci sono abitazioni o particolari punti di riferimento, però ecco, è qua caratterizzata, esatto, da cumuli e cumuli di rifiuti che vanno dai refrattari, laterizi di cantiere edile fino addirittura, guardate un po', un'automobile. Questa è un'automobile intera che è stata smontata. Ora come ce l'abbiano portata qui possiamo solo immaginarcelo, però c'è di tutto, dallo specchietto retrovisore fino ai fascioni anteriori e posteriori, ma anche dall'altra parte. Quello sembra un lavandino. Quello è un lavabo, sì, quello è un lavabo di cucina. Bottiglie pure, plastica a non finire. Questi qui sono resti di lavorazione edile. Questi sono vecchi mattoni di una casa. E più si scende più l'accumulo aumenta. Questi sono altri pezzi di automobili, quindi probabilmente quella di buttare resti automobilistici è un'abitudine ormai consolidata, perché quelli sono dei vecchi sedili, sportelli, ormai fagocitati dalla vegetazione e completamente arrugginiti, quindi sicuramente non recenti. Eccoli qua, continuano. Ma c'è poi di tutto, vedi tutti gli stracci. Tani, che barato. Tani, sì. Vedi, vernici. Sono residui di carrozzeria, lavorazione di carrozzeria. Qua abbiamo ancora rifiuti di materiali da costruzione. Piastrelle, mattoni, tegole. Il verde che si vede giù, quello lì, è altro non è che la vegetazione della vallata, quella che arriva proprio al canalone. Qui che vegetazione c'è? Ma sono per lo più faggi, querce, castagni. Insomma, la vegetazione tipica di questa zona. I Monti Lepini sono particolarmente ricchi di questo tipo di vegetazione. Continuiamo avanti. Sì. Pezzi di terra, quindi sono tutti pezzi di maiolicatura, delle piastrelle di casa per capirci. Quindi evidentemente con un camion è stata trasportata questo tipo di materiale e si è perso cammin facendo. Sembra davvero il cammino di Pollicino. Guardate, questo è indice del fatto che ormai è un'abitudine. Ed ecco qua, se riesci Francesco a sporgerti, eccola là, quella è un'auto. Quella sembra è bloccata veramente dagli alberi. Esattamente. Il problema è che anche quell'auto inevitabilmente finirà sul fosso. Ecco lì, si vede anche tra l'altro un accumulo d'acqua. Eccolo lì, più giù. Quello è proprio il letto del torrente, dove quando piove ovviamente l'acqua trova sfogo.
vedete, vetri, barattoli, c'è di tutto, una vera e propria discarica.